Sta andando bene Scotti in profondità, taglio di Xhaka Traoré in mezzo, palla per lui, è passata, il gol di Xhaka Traoré! Eccola qua l'azione che nasce dal lancio in profondità e dal taglio, in questo caso di Scotti, perfetta l'azione, chiusura con l'altro terzo del tridente, quindi Xhaka Traoré che taglia bene in area di rigore, Bakuna intanto sovrapposizione centrale con Scotti che rimane largo, l'assist man per il punto del vantaggio di Xhaka Traoré la tiene, entra in area di rigore, poi il passaggio su Camarda che la prende in area di rigore, calcio di rigore, penalty Milan, ci ha pensato un secondo l'arbitro e non era convintissimo in avvio. Parte Camarda con il destro e la palla in gol! La palla in gol per il primo gol, stavolta sì, ufficiale di Francesco Camarda con la primavera del Milan e lo fa prestissimo Scotti. Finora imprendibile per il Newcastle, se ne va ancora palla al piede, Pippo Scotti punta tutti, si accentra, poi Camarda, movimento da numero 9, tiro e gol! Il 3-0 del Milan, strepitosa intesa, Scotti-Camarda, doppietta per il nostro centravanti numero 9, ci ha messo pochissimo a entrare in temperatura, prima su rigore, poi perfetto il sincronismo del movimento in profondità oltre il difensore. Stiamo travolgendo il Newcastle con una grandinata di gol, nonostante ci sia un bel sole al Vismara. Qui sbaglia tutto il Newcastle, allora Cuenca punta la porta, Ugo va dritto per dritto, Ugo Cuenca dribbla tutti, si attarda al tiro, potevamo tranquillamente segnare, addirittura calcio di rigore, spinta è vero, fuori tempo, ma un po' eccessiva per concedere il rigore. Parte la rincorsa di Kevin, il destro a spiazzare Harrison per il 4-0 Poker Milan, Poker al Newcastle, minuto 75.